Nella giornata della memoria vogliamo ricordare appunto un testimone di speranza, un testimone che ancora oggi ci fa vedere la luce nei campi di concentramento. Parliamo di Mario Brandes. Mario era un componente della comunità ebraica di Venezia ed era l'ultimo di sei fratelli. Cosa succede? Io devo per forza di cose sintetizzare, mi dispiace, che nell'autunno del 1943 Mario viene arrestato perché i fascisti lo accusano di far parte di un'organizzazione antifascista locale. Allora Mario viene praticamente accusato di essere partigiano. Allora i fascisti, poiché lo credono tale, lo consegnano poi ai nazisti, ai tedeschi, e i tedeschi lo rinchiudono nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. E poi di là lo trasferiscono a Fossoli, vicino a Modena. Fossoli è ancora oggi una testimonianza dei campi di prigionia in Italia, che poi erano stati trasformati in campi di transito, perché lì poi gli ebrei venivano deportati. Allora Mario Brandes arriva a Fossoli il 14 aprile del 1944. Mario alla fine riesce con uno stratagemma a fuggire. E voglio leggervi qui alcune dichiarazioni, alcune riflessioni che Matteo Corradini fa raccontando la storia di Mario. Mario sceglie il sabato per attuare il suo piano. Sa che di sera le guardie bevono molto perché il giorno dopo è festa e alcune di loro hanno il turno di riposo. Nel pomeriggio lancia il fil di ferro contro la recinzione e non succede nulla. Cioè lancia questo fil di ferro per vedere se dalla recinzione e sulla recinzione c'era praticamente corrente. Di notte Mario, una volta accertatosi che di là non passava corrente, che sulla recinzione non passava corrente, lui riesce a fuggire e dopo tante peripezie è libero. Mario cerca rifugio, fugge nelle campagne, i contadini lo accolgono, sanno bene che è un fuggitivo, ma lo accolgono lo stesso, lo aiutano, lo rifocillano, lo fanno mangiare, lo fanno riposare. Mario poi cerca di tornare a Venezia. Dà qualche soldo a un tipo con un tandem per arrivare fino a Padova, poi prende un tram per Mestre. In città lo avvicina un signore cieco e gli chiede: sei ebreo? Vuoi far parte delle formazioni GL? E Mario in seguito accetta. Così Mario entra a far parte del gruppo di resistenti per la libertà e per mesi cerca di combattere con i pochi mezzi e le poche armi che lui e i suoi compagni possiedono, di combattere contro gli invasori tedeschi. Mario, dopo mesi di combattimento, vede Venezia liberata. I fascisti e i nazisti vanno via. Mario ritorna nelle strade che ama tanto e si stupisce di scoprire che della comunità ebraica di Venezia rimangono ancora tante persone in vita. Mario sente il sole
in città e capisce che quella luce è fatta di chi è rimasto a testa alta, di chi ha resistito in tanti modi diversi, di chi ha lottato contro la paura, di chi si è sentito più ebreo di prima, per certi versi. Capisce che ha tagliato la rete del lager, ma non ha tagliato la corda. Capisce che quella luce, in fondo, non lo ha mai abbandonato. Ci vediamo domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Thank you.